Ci troviamo in Via Adige, in pieno centro, e questa è la palazzina dove stiamo vendendo l'appartamento al sesto piano. Come potete vedere, è una palazzina ben tenuta, curata, recintata. Inoltre, costeggiando la palazzina, subito sulla sinistra c'è un cancello d'entrata dove c'è la possibilità di parcheggiare comodamente la macchina. Il parcheggio, il posto auto non è assegnato, ma è libero, per cui se si trova posto si può parcheggiare la macchina senza dover necessariamente metterla fuori. Questo è il retro della palazzina e questo è il cancelletto pedonale, e inoltre c'è il cancello carrabile dove si può accedere con la macchina. Come potete vedere, c'è spazio per poter parcheggiare la macchina. Questa è la parte retro della palazzina. Questo è l'ingresso della palazzina. Come potete vedere, è una palazzina dotata di ascensore, quindi comodamente si può salire al sesto piano. Da qui accediamo all'appartamento. Entrando troviamo un ampio ingresso. Dall'ingresso subito sulla sinistra abbiamo questo bel salone spazioso e luminoso, con uscita sul balcone. Volete vedere un balcone comodo con affaccio verso Piazza Volturno, Via Adige, una vista aperta. E il beneficio del sesto piano è proprio questo. Uscendo dal salone, subito di fronte abbiamo la cucina. Cucina abitabile, come potete vedere. Inoltre, come comodità in più, c'è un ripostiglio barra dispensa, molto comoda all'interno di una cucina. Questo Dalla cucina accediamo all'altro balcone. Uscendo dalla cucina e percorrendo il corridoio, entriamo nella zona notte. Sulla destra c'è il bagno. Bagno con vasca attualmente e la finestra che dà sul balcone. Come potete vedere, è un immobile che presenta rifiniture degli anni 70, anni 80 all'incirca. Uscendo dal bagno, subito sulla sinistra abbiamo la prima camera da letto, che è una cameretta. Accanto alla prima camera c'è un'altra camera e quest'ultima molto spaziosa, come potete vedere. Essendo un sesto piano, è anche un appartamento luminoso e areggiato. Ed infine questa è la terza camera, anche questa una camera spaziosa. Un appartamento molto comodo anche per la disposizione della zona giorno e della zona notte e delle camere da letto. Accanto al bagno attualmente c'è quest'altra stanza che era adibita al lavatoio, tuttavia potrebbe essere utilizzata anche come bagno di servizio o comunque come
parte di lavanderia, quindi mettere magari un'asciugatrice, una lavatrice.